già scaldando i motori, il primo raduno Abarth delle Valli Piacentine, evento sulle quattro ruote, aperto a tutti i possessori di vetture Abarth storiche e moderne, che domenica prossima sgommeranno sulle strade della nostra provincia. Un appuntamento promosso dal giovane ma già attivissimo Abarth Clan Piacenza. Siamo stati fondati alla fine dell'anno scorso e da allora in sei mesi abbiamo cominciato con un po' di attività e diciamo il culmine dell'anno è il raduno del 10 giugno, che è il raduno Abarth delle Valli Piacentine. È il nostro primo grande evento che stiamo organizzando, quindi per noi è il momento diciamo, principale, perché è anche una vetrina per il nostro club e per far vedere la passione insomma, che c'è anche a Piacenza per il marchio Abarth. Quante macchine sono previste per questo appuntamento? Noi eravamo partiti con una stima di 50 macchine, ci eravamo dati un limite di 70 perché pensavamo che insomma, sarebbe stato un ottimo risultato arrivare a 70, ci siamo fermati a 86 perché non sappiamo più dove metterle. Abbiamo avuto un ottimo riscontro dai nostri soci, tant'è che abbiamo 37 macchine del nostro Abarth Club. Poi ne abbiamo che arrivano da Val d'Aosta, Cuneo, Savona, Milano, Como, Lecco, Bassano del Grappa, Modena, Reggio Emilia. Il percorso come si snoderà? Ma il percorso parte da Programma Auto, dove c'è la nostra sede del club, e poi andrà verso la collina Piacentina. Faremo un percorso che taglierà più o meno la provincia a partire da Gazzola fino ad arrivare a Ponte dell'Oglio. E, diciamo, sono strade principalmente un po' secondarie per essere un po' più fuori dal traffico e per far vedere anche un po' le bellezze della nostra provincia, delle nostre colline. Cosa significa possedere un Abarth? Possedere un Abarth è più che possedere una macchina, è quasi come se fosse un membro della famiglia, significa curarla, lavarla e tenerla sempre in modo impeccabile. La mia è una 595 Custom del 2015, quindi ormai compie 3 anni, 1.4 turbo 140 cavalli. Rispetto alla 500 normale è più sportiva, più rigida, fa più rumore, che questo ci piace tanto. Più divertente da guidare e fa anche scena quando la metti in moto, insomma. Quando la metti in moto, quando arrivi da qualche parte. Il mio sogno sarebbe acquistare la 124, l'ho provata e me ne sono innamorato. Purtroppo rimane ancora un sogno perché è veramente costosa, però magari un giorno te la farò.